Dubbio amletico. Meglio sensore APS-C o full frame? Una bella battaglia. Lo vediamo in questo video, ma dopo la sigla. Sono Gabriele, fotografo e videomaker. In questo canale mi occupo di svelarvi alcuni trucchi per migliorare i vostri video e come utilizzare al meglio la vostra attrezzatura. E molto altro. Ma cominciamo subito con le dimensioni. Il sensore APS-C misura 24x16 mm. Invece il sensore full frame misura 36x24 mm. Quindi c'è una bella differenza. E ora vediamo. Il sensore è forse l'elemento più importante che compone il corpo delle vostre fotocamere. Quindi più grande è il sensore, maggiore la quantità di luce che catturerà e ciò si traduce in una migliore qualità di immagine. Come vi dicevo prima, più il sensore è grande, più anche i pixel che lo compongono, che non sono altro che dei piccoli quadratini che vanno a catturare la luce solare, o comunque la luce in generale, sono più grandi. Di conseguenza, la gestibilità del rumore nelle fotografie è migliore nel formato full frame. Il rumore, per chi non se ne intendesse, è quella granella che si crea quando noi magari andiamo ad alzare gli ISO, ok? Soprattutto in notturna, si crea quella grana sulle foto che molte volte non è molto piacevole. Per quanto riguarda l'autofocus, molte volte invece è migliore sulla PSC, perché essendo il sensore più piccolo, coprire i punti di messa a fuoco sul sensore è molto più easy. Quindi, punto a favore di APS-C. Invece per la gamma dinamica non c'è storia, vince full frame a mani basse. Perché? Perché tutte le zone in ombra, la maggior quantità di informazioni che un sensore full frame è in grado di memorizzare vince a mani basse contro l'APS-C. Quindi quando dovete recuperare delle zone in ombra, magari, o dei notturni, col full frame farete un lavoro molto più pulito e netto. Quindi vince full frame. Per non parlare poi della profondità di campo, qui anche qui vince full frame, perché essendo più piccolo il sensore, la PSC tenderà a mettere a fuoco molto meglio tutti i particolari di una scena, per esempio prendendo un paesaggio. E questo cosa implica? Implica il fatto che nel paesaggio sarà migliore, l'immagine sembrerà leggermente più schiacciata, ma quando dovrete staccare un soggetto dallo sfondo, il full frame vi darà tutto un altro effetto. Per esempio, un ritratto, e il full frame stacca proprio il soggetto dalla tela, si dice in gergo. Quindi vi dà quell'effetto di tridimensionalità mostruoso che la PSC non è in grado di darvi. Seppure sta migliorando, come vi dicevo, a passi da gigante. E vogliamo fare anche un discorsetto sulle lenti? Parliamo delle lenti full frame. Sono grandi, costose e ingombranti e pesanti, con però una qualità top. Mentre invece le lenti full frame sono molto più piccole, economiche, con una buonissima qualità e costano molto molto meno. Quindi alla fine, qual è il migliore dei due sensori? Non esiste una risposta certa, ma relativa. Ed è relativa rispetto a voi. Quello che fa il caso vostro lo decidete voi, perché mentre prima c'era una differenza abissale fra i due formati, ora la valutazione di quando uno acquista una fotocamera non è solo più relativa al sensore, ma anche all'autofocus, al wifi, al corpo come costruito, se ha lo schermo flippabile, se al touch, se insomma mille cose, se la batteria dura tanto, dura poco. Però una cosa che vi posso dirvi, che invece vi chiarisce molto bene le idee, è, questa è un'opinione personale, tutta mia, se utilizzate la fotocamera in un contesto, potreste trovare quel contesto più adatto a uno dei due sensori. Nel senso che, faccio un esempio mio, io viaggio parecchio, viaggio in aereo, viaggio in camper, viaggio in macchina, insomma viaggio. Per me un formato APS-C come quello che ho utilizzato fino ad oggi è l'ideale. Perché? Perché il corpo è più piccolo, è più leggero, è più economico. Le lenti sono più piccole, più leggere e più economiche. La trasportabilità è immane, la dimensione anche del corpo è piccola, quindi una borsa piccola, una fotocamera piccola, più lenti piccole, quindi avere a disposizione diversi tipi di lenti non è una cosa da poco.
mi danno quasi il risultato di un full frame, e di conseguenza per mobilità la scelta migliore ricade su una macchina di questo tipo. Mentre invece per lo studio, per esempio, mi sto riprendendo in questo momento con la Sony A6600, che è leggermente più grande della A5100, forse potrei pensare ad un full frame, perché rimane su un treppiede, se mi serve per fare qualche magari scena notturna particolare, una stellata, le foto alle montagne di notte, al mare, che so altro, o anche quella, una non deve per forza escludere l'altra, però se siete limitati nel budget, se è la vostra prima fotocamera, non volete investire, non fatevi troppo condizionare dalla dimensione del sensore. Il consiglio migliore è cercare il sensore più adatto a voi, quindi la fotocamera più adatta a quello che farete voi. Perché se vi dotate di una fotocamera pesante, con obiettivi ultragalattici, bellissimi, vi troverete poi in una situazione di questo tipo. Se viaggiate, diventerà come una palla al piede, e poi pian pianino comincerete a lasciare a casa un'ottica, due ottiche, tre ottiche, alla fine vi ridurrete a portare la macchina con un obiettivo solo, e a quel punto vi domanderete: ma aveva davvero senso comprare una fotocamera full frame? Io questa domanda me la sono fatta mille volte, poi adesso nello zaino di un videomaker, un fotografo, parliamocene chiaro, non è più come una volta, c'è l'action cam, c'è il gimbal, c'è il drone, ci sono mille cose, e già così diciamo che lo zaino scoppia. Figuriamoci se ci andiamo ancora a inserire ottiche pesanti o una macchina grossa, ok? Per quanto grossa possa essere una mirrorless full frame al giorno d'oggi. Quindi ragazzi, il mio consiglio è: valutate bene. Il mio consiglio è: se viaggiate o siete in mobilità, APS-C. Se invece vi interessa fare fotoritratti, studio, matrimoni, oppure foto proprio di qualità, allora full frame. Con questo non voglio dire, ripeto, perché poi mi aggredirete, che le full frame non si possono portare. Anzi, per esempio, la Sony A7 III è poco più grande della Sony A6600, però pesa di più e sono le ottiche che pesano di più. Oltretutto valutate anche il fatto che se dovessero, per disgrazia, fregarvele, e il budget dell'intero corredo diventa mostruoso su una full frame. Cioè, faccio l'esempio, un 10-18 costa 6-700 euro, un 16-35 1.300-1.400. Quindi c'è anche quello da mettere in conto. E poi vi dovete comprare tutta una serie di lenti se volete fare questo lavoro, o comunque questo hobby, ed è un hobby costoso, quindi col full frame spenderete nettamente di più. Spero che il video vi sia stato utile. Se vi è stato utile e vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina notifiche, così non vi perderete tutti i prossimi video. Mi raccomando, attendo numerosi commenti qui sotto. Fatemi sapere se preferite un formato o l'altro e le vostre opinioni in merito. Sono veramente interessato e curioso. Per il momento questo è tutto. Vi saluto. Ciao da Gabriele.